Strega e assassina avvelenatrice. Lucrezia Borgia è molto di più. È una donna forte e intelligente, anche se dicono di lei che sia succube della famiglia, e questo forse è vero. A 12 anni viene data in sposa Giovanni Sforza per le mire politiche del padre, Rodrigo Borgia, forse più conosciuto come Papa Alessandro VI, che sono infinite come il regno dei cieli. Ma le alleanze mutano e il Papa adesso non ha più interesse che la figlia sia sposata con uno Sforza, quindi pretende l'annullamento del matrimonio della figlia. E visto che il marito si oppone, denuncia l'unione come rata e non consumata per impotenza dello Sforza. Immagina che florilegio di teneri gossip che cominciano a circolare in giro. Così lui si vendica spargendo la voce che tra Lucrezia, suo fratello Cesare e il Papa ci sia un bell'incesto a tre, che Maurizio Corona, la D'Urso, Signorini si leccherebbero i baffi con questo scoop. A parte le battute, poco male, l'importante è che ora la bella Lucrezia viene data in sposa al bellissimo giovane Alfonso d'Aragona, un periodo ricco di fasto, di artisti e di letterati che fanno a gara per essere invitati alla corte della donna, che è la più invidiata e felice del momento. Ma l'alleanza tra il Papa ed il Regno di Napoli dura poco, come quello con gli Sforza, e anche il nuovo genero diventa ingombrante per il Papa. L'annullamento del matrimonio per impotenza di Alfonso non è credibile perché la coppia ha avuto dei figli e per di più Lucrezia è innamorata del marito. E quindi cosa può fare Rodrigo Borgia? Ce l'ho. Può fare di Lucrezia una bellissima vedova e questo deve averlo pensato anche il Santo Padre, che ha un figlio che si chiama Cesare, Duca del Valentino, e che è un condottiero che per il potere non esita a fare qualsiasi cosa. Perciò con una scusa invita la sorella da sola nel Ducato di Spoleto e poi, ora che Alfonso è solo, semplicemente lo fa strangolare nel letto. Dirà poi che lo ha fatto perché il cognato aveva tentato di ucciderlo con un colpo di balestra. Già, dal letto. Lei è disperata e vuole chiudersi in convento, ma il Papa ha altre idee per sua figlia, che viene data in sposa adesso a Messer Alfonso d'Este. Sarà l'ultima obbedienza alla sua famiglia perché una terribile tragedia la colpisce, la morte del figlio Rodrigo. Guarda questo dipinto. Per molto tempo si è pensato che fosse il ritratto di un giovane uomo, prima che si scoprisse che era un'immagine di Lucrezia. L'ultima. Qui appare rassegnata, senza nessun gioiello e con i capelli raccolti. Pare quasi che chieda pietà o solidarietà a chi la osserva da fuori. È vestita di nero, con un corpetto che le comprime i seni, il simbolo di devozione religiosa a cui ora più che mai è attaccata, tanto da entrare nel terz'ordine francescano. Lei che ha segnato profondamente il Rinascimento italiano, muore nel 1519 a 39 anni, chiedendo di essere sepolta con l'abito di terziaria francescana, affermando: "Ora finalmente torno dal mio vero padre", riferendosi a Dio, non certo a Rodrigo Borgia. Una bellissima donna che, al di là dei matrimoni, dei figli e dell'agiatezza, commise l'errore di non affrancarsi mai del tutto dalla sua famiglia, con una vita non facile, a tratti anche disperata, ma d'altronde si sa, quello che la vita ti dà, poi ti toglie.